Mamma, mamma, è proprio qui! È proprio qui! È proprio lì il telefono che voglio! Ti prego, io ho quello vecchissimo di vecchia generazione! Voglio questo qui! Ti scongiuro! No! Ma perché? No, dai! Ti prego, mi rimane solo... Guarda, questa... come si chiama? Calcolatrice! Il mio telefono è paragonabile a quella calcolatrice! Il tuo telefono è perfetto! Ma è vecchio! C'ha tipo 20 anni ormai! Non posso mica presentarmi a scuola con quel telefono! Dai, mamma, fai da brava! Ah, anche il serpentello sopra! Quello si chiama Snake ed è un gioco degli anni 90! Ah, va bene, immagino tu non voglia ancora spendere dei soldi per me, ho capito! Mamma, è quello lì, è quello lì! Oh, oh mio Dio, non ci credo! Glielo sto davvero comprando! Guarda, mamma, dovresti imparare da quella signora lì! Questo? Il nuovo telefono! Ne vuoi uno o due? Il mio ha già un mese! Il suo ha già un mese! Te glielo cambia e tu... Ne vuole due oltretutto, mamma! Dai, ti prego! Guarda cosa sta succedendo! Glielo sta regalando! E perché c'è già il telefono da un mese? Io ce l'ho da 8 anni e tu non me lo vuoi dare! Sì, evviva, mamma! Dai, ti prego! No! E ora fila a scuola. Ok, tanto c'è la recita. E comunque si esibisce pure quel bambino, anche se è più piccolo di me. Uffa, voglio quel telefono nuovo. Il mio è troppo vecchio. Non mi posso presentare a scuola così. Ragazzi, ma secondo voi? Ah, comunque devo andare a scuola, ho la recita, devo ballare. Sono quasi arrivata, sono esausta. Cosa sto guardando? L'ha portato sulle spalle. E tu, mamma? Neanche questo, va bene, ok. Mi tocca camminare. Guarda. Che c'è? Che c'è? Dai, che altrimenti faccio ritardo. Sono stanchissima e devo pure ballare. Io mi sono fatta tutta questa strada a piedi. Guarda che esercizio fisico. Sì, sì, vabbè, mamma, certo. Almeno mettiti seduta così almeno mi vedi. Cioè, almeno questo me lo puoi fare come favore, no? Mettiti qui tipo a destra, ok? Io intanto vado a cambiarmi, arrivo subito. Oddio mio. Ciao ragazzi, oggi ci esibiamo insieme. Mi sa che prima andrò io, quindi mi devo cambiare i vestiti. Oggi mi esibirò da cowboy. Salve pubblico, salve, siete pronti a vedermi ballare? Yee-haw! Brava figliola! Woo! Oh mio Dio, ma quella è seriamente mia mamma. Non può urlare così tanto. Grazie a tutti comunque. Grazie a tutti, mamma, smettila. Sì che sei mia figlia. Mamma, per favore, mi metti in imbarazzo. Gesù. Arrivederci, arrivederci, oh Gesù. Mamma, per favore, smettila. Siediti e stai zitta, non fare, non muovere un muscolo. Adesso c'è l'altro bambino, oh mio Dio. Che vergogna, l'hanno sentita tutti urlare. Eccolo. Oh, come balla bene. Vediamo che dice la mamma se fa come la mia. Ma è zitta. Sì, bravo figliolo. Oh mio Dio, vorrei avere una mamma così buona e composta che non mi fa fare figure brutte. Vabbè, però devo accettare quella che ho, immagino. Mamma, no, ci mancava questo, ti prego, per favore, siediti. Oh mio Dio, non puoi dire buh agli altri bambini. Oh mio Dio, voglio nascondermi, voglio nascondermi. Oddio, che figura, aspetta, ma cosa sto sentendo? Sei stato bravissimo, figliolo. Grazie mamma. Adesso vogliamo andarci a prendere una pizza? Oh, che figo, vanno a prendersi la pizza. Sì, la pizza! Beh, sono stata bravissima anch'io, posso chiederlo a mia mamma. Ehi mamma, ciao. Senti, visto che sono stata brava oggi, ti va se ci prendiamo la pizza? No, abbiamo la pizza a casa. La pizza a casa? Che schifo, ma io la conosco la pizza che abbiamo a casa. Ti prego, non è la stessa cosa mangiarla fuori. Dai mamma, che costare ti costa, ma... È buona con i broccoli. I broccoli. Ma è quella surgelata, per favore, dai. Io solo oggi che sono stata brava, ho fatto 20 km a piedi e sono stata a ballare. No. Ok, andiamo a casa. Ma non fa niente di quello che le chiedo. Pure i broccoli mi fa mangiare, mo. Ho capito che fanno bene, però fanno schifo. Mamma mia, mamma, era squisita. Oh mio Dio, guardateli. Loro sì che si stanno godendo la vita, che mangiano le pizze, che escono fuori con doppio formaggio. Mi fa piacere. E invece io qui, che adesso devo tornare a quella stupida della mia casa a mangiarmi quella pizza surgelata. Aspetta, cosa sto vedendo a letto? Ma mia mamma è già a letto. Mamma, mi avevi promesso che almeno la pizza l'avevamo a casa. Ah sì,
Riscaldatela. Oh, ma potevi farlo giusto tu 2 minuti fa? Sta lì nell'armadio. Nell'armadio! Oh mio Dio, va bene, ok. Oh, devo prenderla dall'armadio. È questa qui, ma il cartone sembra vecchio di una settimana. Senti, vabbè, io prendo un pezzo e me lo mangio. Che schifo, vabbè, almeno una pizza. Ma che... è stato orribile, è stata la pizza peggiore che io abbia mai mangiato, mamma. Ma va, era squisita. Ma tu come fai a saperlo se non l'hai mangiata? Sei solo una viziata. Mamma! Che cattiva dire queste cose. Volevo solo un premio per essere stata brava. Ora taci che ho sonno. Va bene, me ne vado a letto, ho capito. Me ne vado a letto, me ne vado sul divano. Cattolo, ragazzi, io volevo una pizza. Cos'è questo rumore della mia pancia? Oh cacchio, devo correre in bagno! Come mi sento male! Mamma! Devi chiamare qualcuno o almeno portarmi all'ospedale, sto davvero malissimo! Ma che vuoi? Puoi portarmi all'ospedale? Sto male, sono qui bloccata in bagno! Che scusa del cavolo, secondo te non l'ho capito? Tu domani puoi saltare la scuola! Sei in punizione! In punizione? Ma se sto male! Senti, se non vuoi chiamare qualcuno tu lo farò io! Lo chiamo dal computer perché non mi comprato nemmeno quel telefono! Oh mio Dio, spero arrivino in fretta! Dov'è l'ambulanza? Ambulanza! Come sto male! Se tu non mi avessi fatto mangiare quella roba muffita sicuramente non sarebbe successo a quest'ora! Eccoli, sono arrivati! Signor medico! Oh, meno male! Signor medico, ho bisogno di aiuto! Sento che la mia pancia sta per scoppiare! Oh cielo, sali subito in ambulanza! Oh mio Dio, che cosa ha detto che ho? Comunque ci salgo! Quella è mia mamma! Ma che? Non sarà nulla! Invece sì, mamma, io lo sento davvero! Secondo me sarà un'indigestione da quella pizza muffita! Perché ho dovuto farlo? Non è giusto! E adesso stiamo andando all'ospedale! Se tu mi avessi ascoltato e non mi avessi fatto mangiare qualcosa di così vecchio, non saremmo in questa condizione! Signora, sì, sua figlia ha avuto un'intossicazione! Vedi? Te l'ho detto, era la pizza! Ma è sicuro? Starà fingendo! Non vuole solo andare a scuola! No, signora, dovrà restare qui per vedere che non gli abbia causato altro! Ecco, io te l'ho detto che dicevo la verità, tu che non mi credi mai! Mai, una volta, oh! Va bene! Ecco, infatti... Ma cosa c'è lì dietro? Ma quelli sono... Sono la mamma e il bambino che abbiamo visto oggi! Sarà che loro qui? Meno male che ho chiamato subito! Anche se mi ha detto che era solo un taglietto! Sì, mi sono tagliato con la carta, però si poteva infettare! Eh già, esatto! E sai che ti dico? Se vuoi domani puoi saltare scuola! Yeee! Yeah! Sì! Ti voglio bene, mamma! Andiamo, dai! Mamma, hai visto? Mi fa saltare la scuola per un taglietto di carta! Senti, mamma, visto che sto male, non è che almeno adesso mi potresti, tipo, portare, non lo so, un gelatino, qualcosa del genere? Eh? Un gelato? Allora stai bene! No, non intendevo questo, è perché volevo solo un gelato e comunque lo sai che ti voglio bene. Domani a scuola! Ma, mamma! Ho detto comunque ti voglio bene! Sì, ho sentito e ho capito. E quindi? Ora vado. Dove vai, mamma? A prendermi il gelato! Oh, mamma, almeno dimmi ti voglio bene! Raghi, voi quale mamma preferite? La mia o l'altra? Oh, un altro giorno, un'altra famiglia che verrà ad adottarmi. Signora delle adozioni, chi? Oh, eccole qui. Salve! Salve, ciao, sono l'unica bambina del centro, quindi sì, dovrete litigarvi per me, come ogni volta. Buongiorno. Oh, salve, siete qui per la bambina? Sì, sono qui per la bambina. Oh, ma anche io sono qui per la bambina. Lei non dovete neanche guardarla. Mi sembrate due persone molto diverse. Molto, molto diverse. Questa tizia mi sembra ultra gentile, tu mi sembri un po'... E che cosa saresti? Una mamma un po' spericolata? Mamma calda contro mamma fredda? Ma io non lo so, guarda, tu ti surriscaldi troppo. Esatto!
E infatti quello che stavo dicendo, più Dio che paura che mi fa. Beh, ma io ho il diritto di adottarla tanto quanto lei. C'ha ragione, poverina. Signora delle adozioni, chi mi prenderà per primo? Sentite. Sarai tu, mamma impazzita. Tieni la bambina per una settimana. Oh, va bene. Come mi hai chiamato? Scusa! Ora ti prendo. Oh, ferma la mamma fredda. Oh mio Dio, questa qui vuole proprio mettergli le mani addosso. Non si permetta di mettermi le mani addosso. Ecco, infatti, oh mamma, andiamocene, calmati, rilassata, devi fare un corso per, non so, gestire la rabbia tu. Madonna, poi sei anche la prima che viene a prendermi, non ti dovresti arrabbiare così tanto. Io ci tengo a queste cose. Comunque avremo una settimana da sballo. Oh, ok, figo, mi piace. Sì, woohoo, una settimana da sballo. Anch'io voglio fare una settimana da sballo. Possiamo iniziare adesso dalla settimana? Che cosa vuoi fare, mamma? Per prima cosa tu non puoi uscire con me vestita così, non ci pensare neanche. In che senso? Io mi piacciono i miei vestiti, ogni volta fate qualcosa contro i vestiti. Che come mi devo vestire? Andiamo nel negozio di vestiti, ti faccio vedere io. Ok, ti devi vestire come una vera dura. Oh mio Dio, questa qui adesso mi farà diventare un gangster. Che cosa sta succedendo? Ok, mamma, arrivo, eh. Che dici, così ti vado bene? Guarda, mi piace anche il gelatino che c'ho nella maglietta. Secondo me ci sta, è un po' stiloso. Non pensi? Quello è un gelato sulla maglietta! Eh sì, te l'ho appena detto, è buono, vero? È uno di quei magnum. Che schifo! Ma come che schifo? Mamma, ma io mi sono messa questa maglietta perché mi piace. Noi mangiamo solo cose calde. Davvero, non mangi mai gelati? Torte gelato, qualche bevanda fredda. Niente, ma così sei stranissima. Cambiatela subito. Ok, oh mio Dio, oh, quanto permalosa. Ah, così mamma sembra abbastanza una dura, ti piace? Dai, stavolta sarò rossa come te, non mi puoi dire di no e non ci sono nemmeno gelati. Ora va bene, inizia a piacermi. Ok, beh, sarò felice, è quello che dovrei fare in teoria. Ora possiamo andare nel mio posto preferito. Il tuo posto preferito? Seguimi. Ok, ogni volta che mi parla sta tizia mi sembra più arrabbiata di prima. Ho paura di dirle di no. Lo skate park, solo i veri duri vengono qui. Guarda qua. Woohoo! Oh mio Dio, mamma, stai attenta. Oh Gesù. Oddio, che salti. Oh mio Dio. Attenta, attenta ai cavi sopra. Oh mio Dio, quanto mi fa paura. Adesso devo pure seguirla, vi rendete conto? Ok, ce la posso fare. Non ce la posso fare, aiuto. Ok, ce la sto facendo invece, Mamma, riuscirò a fare questo salto? Vediamo. Oh, guarda che figa che sono. Oh mio Dio, qui rischio davvero di farmi tanto male. Però ci voglio provare un'ultima volta. Mamma, mi stai vedendo? Guardami, sono una figa, posso fare un sacco di roba. E sono brava quanto te. Allora, ok, pronta? 3, 2, 1. Oh, guarda, ce l'ho quasi fatta. Mamma. Oh, che dolore, cacchio. Penso di essermi slogata una caviglia. Mamma, aiuto. Non volevo fare lo skate, non avrei mai dovuto farlo. Ma che, dai, è solo una piccola caduta, rialzati. Non posso, mamma, non ce la faccio. Mi sa che devi chiamare un'ambulanza. Ma che ambulanza, ti ci porto io. Mamma, non penso sia l'ideale andarci in moto, visto che... Oh, ti prego, non farmi cadere. Sono già caduta una volta e ho ancora la caviglia dolorante. Per favore, portami semplicemente all'ospedale. Mamma, oh mio Dio. Io, questa qui mi farà morire, oddio. Oh mio Dio, eccoci all'ospedale. Questa tizia mi farà davvero morire. Ha portato la sua moto qui. Ok, mamma. Senti, non è che potresti portarmi qualcosa da mangiare? Sto davvero tanto male qui all'ospedale. Ah, subito! Oh, meno male, almeno questo lo puoi fare. Una bella pizza! Oddio, la pizza non è la cosa più leggera del mondo, però immagino che mi tocchi. Ecco qui! Una bella diavola con salame extra. Oh mio Dio, è pure piccante, fammela assaggiare. Oh mio Dio, mamma, ma sta prendendo fuoco! Sei così esagerata! Ho bisogno d'acqua! Acqua! Oh mio Dio, sento che morirò fra poco se non prendo dell'acqua! Oh mio Dio, aiuto! Non c'è una goccia d'acqua in questo posto, vabbè, ruberò un biberon dai bambini. Oh mio Dio, era troppo piccante quella pizza, e
pure caldissima. No, no, questa qui mi ucciderà se io continuo a stare qui. Tieni, bambino, questo è tuo. Ok, devo andarmene. Devo tornare al centro adozioni. Già di ritorno? Già di ritorno. Quella tizia mi ha fatto dannare le pene passare le pene dell'inverno. Sono ancora triste. Dov'è l'altra mamma? Voglio passare una settimana con lei adesso. Guarda che è proprio qua. Oh, oh, ciao mamma fredda. Oh mio Dio, vorrei passare un po' di tempo con lei. Possiamo, per favore? Quella lì mi ha fatto fare un sacco di roba. Mi ha fatto appendere ai fili con lo skateboard, cambiare vestiti così troppo, un po' brutti. Certo, andiamo a casa se ti va. Wow, sì, vedere la tua casa, andiamo. Però prima fa freddo fuori. Che ne dici di metterti qualcosina in più? Oh, cambiarmi pure con lei, va bene, prova a mettermi una sciarpa, ok? Mamma, ho fatto come Soro? No, anche dei vestiti più grossi. Oh, Gesù, questa qui mi farà sudare come un cane, ok? Oh, sto già sudando, mamma, mi hai fatto nascondere le orecchie sotto questo cappello, ti rendi conto? Poi ho dei jeans grossissimi, ti prego, andiamo a casa, ho bisogno di un po' di aria condizionata. Perfetto, ora possiamo andare. Anche se non abbiamo l'aria condizionata a casa. Cosa? Ma tu sei pazza a non avere l'aria condizionata? Ma come fai a resistere a tutto il caldo? Io non ho mai caldo. E poi viviamo al lago. Oh, ha una casa sul lago. Wow, che figo, voglio vederla. Wow, questa sarebbe la casa sul lago, è fighissima. Ma tu dove dormi quindi? Oh, io dormo di fuori. Di fuori? Cioè di fuori? C'è una stanza fuori, qui. Qui? Oh mio Dio, dormi in spiaggia tu tutte le notti, anche se è inverno, scherzi? Ma mamma, è il posto più fresco del quartiere. Immagino. Ma senti una cosa, visto che quella mamma era tipo, soffriva molto il caldo ed era tipo sclerata, tu cosa fai per divertirti? Anche io dormirò qui, lo so. Oh mio Dio, ma seriamente? Ma poi sono coperta con 6 strati di vestiti. Leggo. Legge e basta. E a parte leggere, leggo ancora. Ho capito, ma qualcosa dovremmo pur fare. Non è che perché sei la mamma fredda allora non fai niente per divertirti. Qualcosa a parte leggere, su. Ah, beh, mi stendo qui fuori. Oh, Gesù. Per quanto riguarda il cibo, sentiamo. Cosa mangi? Ti piacciono le pizze o i gelati? Gelati. Oh, figo. Beh, sì, anche a me piacciono i gelati. Perché una volta la pizza ci vorrebbe. Tipo questa Coca-Cola ghiacciata è molto, molto buona, lo sai? Ah, e poi noi il cibo lo procacciamo da soli. Cioè, vai a caccia. Cioè, te lo fai tu il cibo, va? E che cosa prendi? Pesco qui sul lago. Oh mio Dio, quindi fai tutto tu. Raghi, ma queste mamme sono una all'opposto dell'altra. Sono proprio tanto diverse. Aiuto. Ah, oh, si è seduta, si sta rilassando. Quindi mamma, che cosa ne pensi tu? Beh, di come sono vestita io. Di quello che è successo prima con la mamma calda. Mamma? Mamma? Ragazzi, mi sa che è entrata tipo in trance questa qui. Oddio. Questa qui non risponde quando medita. Sapete che cosa? Io ho capito che sono entrambe due mamme strane. Me ne torno al centro adozioni. Voi che cosa preferite però? Mamma calda o mamma fredda? Oh, queste mamme stanno già litigando per me. Aiuto, sono appena alle 9 di mattina. Ho detto, la prendo io. No, senti, la prendo io. Signore, ogni volta che succedono cose del genere, noi la bambina la diamo una settimana l'una e una settimana l'altra. Ah, ecco, sono le regole, si fa sempre così, ma non lo sapete voi. Comunque, chi sono loro? Sono tipo mamma povera e mamma ricca. Inizio io. Ok. Cosa? No, vi prego, non litigate, è solo una settimana. Non osare. Invece oso. Per favore. Ecco, le fermi, per favore, sta succedendo un casino. Sentite, è tutto ok, una settimana e basta. Dai, mamma ricca, scommetto che tu puoi aspettare. Senta, signora delle erozioni. Decido io! Ok, che cosa decide? Prima la signora alla mia sinistra. Ok, quindi la mamma povera, perfetto. Mamma ricca, Che barba. Yeah! Allora, beh, buona giornata, ci vediamo fra una settimana, mamma ricca. Mamma povera, possiamo andare. Andiamo direttamente a casa, ti vedo un po' triste. Andiamo a giocare un pochino per iniziare. Oh, hai ragione, ci possiamo divertire assieme. È un ottimo modo per conoscersi, sì, soprattutto al primo giorno.
Scommetto che sarà davvero divertente. Le altalene! A me piacciono le altalene, mi vuoi spingere? Vai, mamma! Vai! Spingimi! Oh! Oh! Oh, mamma, che colpo! Oh! Aiuto! Ma di cosa stiamo parlando, mamma? Piano, via, mi raccomando. Oh! Stai andando troppo veloce, mamma! Mamma, ma come cavolo mi hai spinto? Ma tira, mamma, ti prego, fermami, mamma! Oh mio Dio! Sono rimasta ferma in aria! Mamma! Ok, basta! Ok, era un po' esagerato, mamma. Divertimento! Ok, ok, ho capito, divertimento, però un attimo di calma. Ehi, sai nuotare? Certo che so nuotare, facevo nuoto da piccola prima di andare al centro adozioni. Ma un attimo, fammi riprendere che sennò mi viene un infarto. Ok, perfetto. Mamma, che stai facendo? Mamma, fermati. Mamma, no, fammi scendere. Mamma, per favore. Mamma, aiuto. Mamma, questa è una pazza, non è povera. Mamma, com'è? Che cavolo stai facendo? Che divertimento. No, che divertimento, niente. Mi hai fatto prendermi un infarto, mi hai buttato. Cosa sono? 4 metri di altezza questi. Possiamo fare qualcosa a parte i giochi? Stiamo sorpassando ogni limite qui, ok? Ho capito che magari non hai soldi per divertirti in altro modo e quindi ti diverti così, però noi poveri ci divertiamo così. Lo so, l'avevo intuito, però non mi sento di fare cose troppo paurose. Facciamo qualcosa di più semplice. Vabbè. Vuoi una pizza? Una pizza mi sembra perfetto, andiamo. Hai una macchina con cui possiamo andarci oppure... Immagino di no, vero? Camminare fa bene al cuore. Ok, va bene, cammineremo, immagino. Mio Dio, sarà una giornata stancante. Oh sì, questa è la migliore pizza che fanno tipo qui su Brookhaven, lo sai? Salve signora, che cosa prendiamo, mamma? Mi sembra che ci siano solo le pizze con il salame. Vabbè, a me va benissimo una pizza col salame. Cosa vuoi te? Sì, una pizza col salame. Posso avere il tè al limone? Voglio un tè oppure una Coca-Cola. Mi dispiace, che... No, che c'è? Non ho troppi soldi. Oh, certo, cioè, non c'è problema, no, figurati, cioè, ci mancherebbe, tranquilla. Va bene anche una bottiglia d'acqua. Ti va bene una bottiglia d'acqua? Sì, sì, infatti, dicevo quello, va benissimo. Salve, allora vorremmo 2 pizze e una bottiglia d'acqua. Ok, sono 10 euro. Senza la bottiglia d'acqua? Allora sono 8. Oh, 2 euro di una bottiglia d'acqua, ma che acqua è? E una sola pizza? 5 euro. Oh, qui mi sa che stiamo tagliando un po', E una sola fetta? 1 euro. Ok, allora una fetta. Oh, cacchio, ce la dobbiamo dividere. La prendo io. Grazie, signora. Mamma, ne vuoi un pezzo? Guarda, sarò più felice di darti un pezzo, ok? Ok, quello era un pezzo. Posso averne uno io? Mamma. Mamma, il pezzo della pizza. Mamma, la pizza. Mamma! Era ottima. Lo so che era ottima, ma ne volevo un pezzo anch'io. Ma insomma, è bello condividere. Ora andiamo a casa. Madonna. Me l'ha fatta annusare quella pizza e non mi ha dato neanche un morso. Ma che cavolo. E dobbiamo pure andare a casa a piedi. Io sono a digiuno. Mamma, stiamo camminando da ore. Abbiamo fatto tutta la città a piedi. Tutta la città a piedi. Cosa? Oh mio Dio, un autobus. Evviva, possiamo prendere l'autobus. Eccoci, finalmente. Oh, Madonna, ma ce li hai i soldi del biglietto? Questa è casa nostra. In che senso casa nostra? Che cosa stai dicendo, mamma? Abitiamo su un autobus. Abitiamo su un autobus? Non è per portarci da un punto all'altro? È comodo. Non vedo l'ora che questa settimana finisca. Oh, mamma ricca, che figo! Dai, qual è la nostra prima tappa? Spero non mi porterai a giocare. No, per prima cosa andiamo a fare un po' di shopping. Oh, figo, mi piace fare lo shopping. Però paghi tu, vero? Io non ho soldi. Wow, andiamo in quel negozio lì. È tipo uno dei più ricchi e costosi che c'è qui. Wow, che figo, quanti vestiti. Ok, allora mamma, che cosa devo scegliere? Quanto posso spendere? Prendi pure tutto quello che vuoi. Tutto? Tutto? Sì, io devo... un secondo, devo andare, scusa. Ok, immagino sia una chiamata di lavoro. Salve signora, come sta? Io nel frattempo scelgo i vestiti, Allora, cosa possiamo metterci? Abbiamo questo, no, non mi piace. Questo sì, questo mi piace. Poi, fighi, mi sa che mi tengo questi. Mamma? Sì, fai con calma. Mamma, penso di aver trovato i vestiti. È ancora il telefono. Sì?
Sì, ho trovato i vestiti. Mi può dire quanto costano, signora commessa? Fammi vedere. Allora, la maglietta 800 euro, mentre i pantaloni 1200. Che cosa? 1200 per dei pantaloni? Guarda, mamma, posso mettermi anche gli stracci. Nessun problema. Come nessun problema? Mi sta dando i soldi. Mi sta dando i soldi. 2000 euro. Oh mio Dio, ragazzi, 2000 euro di vestiti. Ma di cosa stiamo parlando? Beh, grazie, mamma. Ok, ora dove andiamo? Andiamo a mangiare qualcosa di buono. Oh, ok, qualcosa che magari non costi 2000 euro, perché abbiamo già speso un sacco. Cracco ha aperto il suo nuovo ristorante. Vuoi andare a mangiare da Carlo Cracco? Mamma, mi sembra un po' eccessivo. È la prima sera che ci conosciamo. Oh mio Dio, mi sta davvero portando da Carlo Cracco. Siamo al ristorante, ma ha cambiato gestione, non me la ricordavo così. Eccoci qua. Ok, ordina tu, mamma, io mi fido di te. Benvenute, salve, da Carlo Cracco. Che cosa ci propone? Oggi come piatto del giorno c'è pollo aromatizzato agli agrumi con tartar di salmone. Mi sembra ottimo, ma ci aggiunga un po' di tartufo bianco e magari pure la foglia oro. Ok, perfetto, arrivano subito. Wow, mamma, non so cosa tu abbia detto, ma mi sembravano cose molto, molto costose, sai? Che figo però. Intanto ci possiamo sedere, magari parliamo un po' assieme, che non abbiamo fatto ancora in tempo. Infatti lo sono. Lo sapevo, infatti non abbiamo ancora parlato di noi, magari ci possiamo un po' conoscere. Che dici? Io non so ancora che lavoro fai, tipo. Oh, cacchio, aspetta, mi sta squillando il telefono. Va bene, non c'è problema. Ma questa mamma è un po' troppo. Ha un sacco di cose, non ha mai tempo di parlare con me. Oh, salve, sì, il piatto era qui. I vostri piatti? La ringrazio, mi sa che dovrò mangiarmelo da sola. Mia madre non sembra avere intenzione di tornare qui dentro. Vabbè, succede. Ah, io ho finito il mio piatto, quello suo è rimasto qui, è freddo. Costerà tipo 8000 euro di roba fredda. Senta, penso paghi mia mamma e arrivo un secondo. Mamma! Ma che fai? Sei ancora al telefono? Piove oltretutto, dai, per favore, il piatto ormai è freddo. Oh, non fa niente, lo darò al cane. Al cane, oh mio Dio, ma un piatto così costoso. Cioè, il cane non se lo meriti, però. Dai, andiamo a casa. Oh, ecco, finalmente. Ci verrà a prendere il mio maggiordomo. Ah, è ovvio, come potevo dubitare, certo, che c'è un maggiordomo. Beh, ci porterà direttamente a casa, beh, figo, meglio di un taxi. L'ho chiamato, sarà qui a momenti, ovvio. Oh, eccolo. Beh, cosa mi potevo aspettare, certo, che siamo in una limousine. Salve, signor maggiordomo, posso avere il posto davanti? Che figo! Andiamo a casa col maggiordomo. Non dirmi che questa è casa nostra, oh mio Dio. Una casa su un lago con la piscina privata. No, vabbè, mamma, ma quanto sei ricca. Wow, cioè non me l'aspettavo. Cioè, mi aspettavo ricchezza, ma non così tanto. Salve. Eccoci arrivati. Wow, è maestosa, è davvero enorme. Madonna, guarda che cucina, che soggiorno. E la mia stanza dov'è? Dov'è? Di sopra. Che figo. Salve, signor maggiordomo, scusi, lei come si chiama? Tipo Albert, qualcosa del genere. Alfredo. Oh, figo, perfetto, bel nome. Wow. Dimmi che questa è la mia camera. È questa, vero? È questa qui? Esattamente, che figo. Quindi, mamma, adesso possiamo fare qualcosa a casa assieme, eh? Ti va di divertirti con me? Certo, allora per prima... aspetta, mi sta squillando il telefono. Oh, di nuovo. Alfredo, ma è sempre così? Purtroppo la signora è molto occupata. Oh, immagino. Non ho avuto neanche un attimo di tempo per parlare con lei. Cioè, sì, fighe queste cose, i vestiti che mi ha comprato e tutto il resto. Però mi piacerebbe passare un po' di tempo con mia madre, altrimenti che mi ha dato a fare? E poi non ho fatto nemmeno in tempo a chiederle che cosa fa di lavoro. Quindi, Alfredo, che cosa fa mia madre di lavoro? Vorresti parlarne con lei, però va bene, te lo dico. Vende armi in tutto il mondo. Vende armi in tutto il mondo? Oh mio Dio, ma io non posso essere la figlia di una persona che fa ammazzare un sacco di persone, non se ne parla. Lei è il capo della sua azienda. Oh mio Dio, vende armi. Non me lo sarei mai aspettato, ma è una cosa orribile. Senti Alfredo, spero tu mi capirai, ok? Non dire niente a mia madre. Mi dispiace che tu debba restare qui. Spero vada tutto bene. Però io non posso essere la figlia di una che vende armi. Non se ne parla. Torno al centro adozioni. Sono rimasta davvero delusa da queste famiglie. Ragazzi, e voi chi scegliereste? La famiglia povera o la famiglia ricca? Ah,
Ah, nuovo giorno, nuova giornata qui al centro delle adozioni. Questo è il nuovo stagista, penso si chiami Jeff. È un po' strano, sono abituata a una signora delle adozioni. Oh, signora, mi ha fatto spaventare. Salve! Nonostante la mia giovane età, sono venuta ad adottare una bambina. Che senso giovane età? Signora, lei quanti anni ha? Fra 30 minuti ne compio 18! Oh mio Dio! Ma questa qui è ancora minorenne, non può adottare da minorenne, ne è cosciente, lo sa, vero? Ci vogliono più cose e fra 30 minuti dovrei essere sua figlia, oddio. Lo avete notato? C'è solo lei stavolta, non c'è un'altra mamma. Oh mio Dio, signore delle signore, che cosa dobbiamo fare? Dovremmo aspettare questi 30 minuti allora. Lo sapevo che c'era qualcosa sotto, è arrivata un'altra mamma, sì, una nonna. Signora, si sente bene? Salve, sono venuta per... non me lo ricordo. Come non se lo ricorda? Signora, è in un centro adozioni, eh? Ah sì, devo adottare una bambina. Oh, ok, sono l'unica bambina signora qui dentro. Oh mio Dio, lei è decisamente troppo giovane e lei è decisamente troppo vecchia. Signora, ma lo sa che cioè, per adottare un bambino ci vogliono un po' di forze, no? Mi dovrebbe portare a scuola, aiutare a fare le cose. Sicura che lei si sente pronta, è un po' avanti con l'età, avrebbe bisogno di rilassarsi. Io sono super forzuta, porta rispetto. Oh mio Dio, ogni cosa che dice sembra che stia per morire comunque. Vabbè, allora, visto che... è arrivata la vecchiaccia! No, non litigate, per favore, vi prego. Ma che ne volete sapere voi giovani? Signora, si calmi, le può venire un infarto da un momento all'altro. Con calma, ok, respiri, non c'è problema. La prima settimana la passerai con la ragazza... dicevo, con la ragazza di appena 18 anni. Ok, allora, va bene, mi scusi signora, dovrò aspettare un... Andiamo mamma, non vedo l'ora di vedere casa tua, di sapere che cosa fai. Sì! Aspettami mamma, non correre così tanto. Ho capito che sei giovane, però aspettare un po', rispettarmi un attimo. Oh mio Dio, proprio non se ne frega di me questa tizia. Mamma! Oh, che casa carina. Quanti piani di scale però. Ci sono proprio le scale quelle lì tipo in verticale. Sarà un casino. È fatta proprio per giovani questa casa. Cioè, è difficile in tutti i suoi aspetti. Qui una signora vecchia ci potrebbe cadere, o anche un bambino. Devo stare molto attenta. Non è la casa migliore che abbia mai visto, eh. Questa è camera tua. Questa qui. Oh mio Dio, sì, che figo. E c'è un... water. Che pizza vuoi? Ah, io prendo, facciamo con una margherita, dai. Classica, proprio così. La vuoi ordinare, mamma? Ok, vado ad ordinare. Oh, mamma! Oh Gesù, ma questa è una pazza. Cos'è, un atleta? Ho capito che c'ha 18 anni, ma deve essere un'imprenditrice per avere una casa del genere. Che ansia. È per buttarsi così, oh mio Dio. Mamma, cos'è questa puzza? Ma è polvere questa che c'è nel pavimento. Ah, da quando è che non pulisci, scusa? Pulire? Io non ho tempo. Come no, mamma? Ma pulire è da vecchi. Ma pulire non è da vecchi, è da tutti. Ci devi pulire, altrimenti è tutto sporco, schifoso. Oh mio Dio, devo farlo io, non ci credo, davvero. È da vecchi. Mamma, non è da vecchi, è da persone civili, altro che da vecchi, ma per favore. Oh, è arrivata la pizza. Ok, ho capito. Ma questa mamma mi sembra un po' troppo giovane. Sembra che non sappia fare niente. Infatti penso che non sappia nemmeno cucinare. Ordini sempre fuori. Vediamo se c'è qualcosa in frigo. Ci sono solo gelati, infatti. Ok, mettiamola un po' nel microonde. Ma ti è già appena arrivata calda. Mamma, non si cucinano così le pizze. Sembra che sto facendo da mamma io a questa tizia. Mamma, io te l'avevo detto che non si cucinava così la pizza, che ti era arrivata già calda. Oh Gesù, fai qualcosa, fai qualcosa. Oh mio Dio, si è bruciata, ops. Non si fa così, ops. Non hai tipo un estintore? Oh mio Dio, devo fare tutto io, fammi andare dal retro. Allora, devo spegnere tutto io. Ma dimmi tu se devo fare una cosa del genere. Ma ci rendiamo conto, questa mamma non sa fare nulla. Devo salvare io casa mia. Casa mia, casa sua. Non è neanche casa mia, perché io in questa casa non ci rimango più, rischio di bruciarmi. Dov'è quella ingrata? Guarda, mi sta guardando da fuori, ragazzi. Ma che mamma è? Dovrebbe proteggermi, invece sto proteggendo io lei. Meno male che ci sei tu. No, meno male un cavolo, dovresti comportarti da mamma e meno da ragazzina, visto che vuoi essere una mamma. Altrimenti non adottavi una bambina, hai capito? Comunque questa sera andiamo a ballare. Cioè, casa tua ha appena preso fuoco e tu quello che pensi di fare è andare a ballare. Ma ce la fai? Oltretutto io domani ho pure scuola.
scuola. Ah, quella cosa inutile. Vabbè, ne puoi fare a meno. Nessuno può fare a meno della scuola, mamma. Oh mio Dio, io ho intenzione di finire la scuola. A parte che mi piace, voglio almeno un diploma, quindi non se ne parla. Non posso venire con te stasera. Allora se non stasera ci andiamo di pomeriggio. Mettimi giù, mamma, mettimi giù. Oh mio Dio, cacchio. Questa tizia così giovane mi sta portando a bere di mattina praticamente. Ma io sono troppo piccola, non posso bere. Poi il gusto dell'alcol mi fa schifo, Mi sto proprio divertendo, ora vado a ballare. Oh mio Dio, mia madre è totalmente bevuta. Io ho preso un po' d'acqua, ma lei proprio non ce la fa più con la testa. Guarda, sta sbandando da tutte le parti. Mamma, non sono sicura che sia a ballare. Forse stai solo saltando. Ciao a tutti, sono una papera. Devo riuscire a farla tornare a casa. Mamma, ho visto che c'è un nuovo drink a casa. Lo vuoi bere? Sì, dovremmo proprio andare a casa a provarlo. Sì, no, da questa parte, verso l'uscita. Sì, brava. Ci dobbiamo andare a piedi, però. Mica puoi prendere la macchina, ovviamente. No, mamma, la macchina no. Mamma, oddio, ragazzi, questa qui sta guidando e bevendo. Non si fa mai questa cosa. Mamma, oddio, non sbandare. Oh, cacchio, la polizia ci vedrà, mamma. Signora agente, ci scusi. Signora? Cosa c'è? Ma lei ha bevuto? Nah. Sì, agente, è totalmente bevuta. Ha cercato di adottarmi, ma è proprio penso abbia problemi con l'alcol. Sono solo una povera papera. Sì, venga con me. Oh, cacchio, la stanno arrestando. Hanno appena arrestato la mia mamma giovane. Oh, cavolo. Vabbè, non mi resta altro che tornare al centro adozioni e vedere se c'è la mamma vecchia ancora lì. Cosa? Giusto. La spesa. Io la vado a seguire, ok? Ci vediamo. Oh mio Dio, devo seguire adesso questa signora qui che dovrebbe farmi la mamma. Signora, venga un po' qua. Qui c'è il marciapiede. Ok, signora, penso che questa sia decisamente casa sua. Un po' rotta, però ci facevo l'abitudine. Ce la fa in carrozzina, ok? Che dice che se ordiniamo una pizza, gliela ordino io, guardi, bella calda. No, abbiamo già la pizza a casa. Ah, abbiamo la pizza a casa. Abbiamo... Quella sarebbe la pizza a casa? No, perché mi sembra un po'... No, pizza no, vediamo che cosa c'è. Oh, un frigo. Oddio, meno male. Allora, abbiamo del latte, avevo del succo di frutta, dei cioccolatini. Vuoi che ti cucino qualcosina? Ok, va bene, io la guardo mentre cucina, allora. Prendo questo, un po' di pepe. Oh, che piatto, mamma, grazie. Adesso provo a mangiarlo, ok? Voglio davvero vedere che gusto ha. Spero ti piaccia. Mamma, non sono lì. Mamma, oddio, ok, perfetto, a posto, stai lì. È la cosa più buona che io abbia mai mangiato. Forse perché lei è... Non lo so, è più anziana e quindi ha cucinato un sacco di volte. Ma è davvero buono, altro che mamma giovane. Mamma, sì, era buonissimo, ho finito. Oh, mamma, ti sei addormentata. Ma ho delle robe da fare, devi accompagnarmi a scuola. Mamma. Ehi, mamma. Aspetta, magari alzo un po' la TV. Mamma, la senti? Mamma. Oh, c'è il fuoco che fa rumore. Mamma, prova. 1, 2, 3. Prova, 1, 2, 3. Mamma. Una canzone. Mamma, devi svegliarti. Mamma. Ma cavolo, delle orecchie, vai. Mamma, l'hai sentito questo? Questo l'hai sentito? Oh, Gesù, non si sveglia. Mamma, sto arrivando. Oh, cacchio. Mamma, non puoi non sentirmi così. Mi senti? Dobbiamo controllare se si è svegliata. Mamma. Ho un elicottero della polizia! Lo sai quanto casino fa questo? Oh, deve essere sveglia. Gesù! Ragazzi, ho un'ultima cosa da provare. Non ho mangiato, ho fame. Cosa? Oh mio Dio, ha funzionato! Oh Gesù! Nanna, è arrivato... Cioè, mamma, scusami, è arrivato il momento della passeggiatina pomeridiana. Possiamo andare, per favore? Oh, sì. Ah, dove la fai di solito la tua passeggiatina? Fino al monte, però. Mi devi portare tu. Va bene, lo faccio io. Vieni qui che ti spingo, dai. Andiamo al monte. Oh, Gesù. Gesù, siamo così. Siamo arrivati. Qui, nonna, qui. Adesso la discesa te la fai da sola. La tua sedia a rotelle. Io sono anziana, ma certe cose le so ancora fare. Oddio! Oddio, cosa sta succedendo? No, devo riuscire a prenderla, ragazzi. Mia mamma è così anziana che non... No, è partita di testa, è partita
di testa per forza. Devi cadere in qualche posto, ti prego. Sto andando all'ospedale, sto andando all'ospedale qui. È caduta, oddio, è caduta. Oh cacchio, ragazzi, devo farlo per lei. Oh, dove sei, mamma? Signora Giuseppina. Oh no. Perché è scappata dal reparto? Lo sa che deve rimanere qui. Non voglio. Ci stavamo preoccupando, ora andiamo dentro, signora. No. Ragazzi, mia mamma era scappata dall'ospedale. Oh mio Dio, questa signora non c'era di testa. Oh mio Dio. Vabbè, ve lo chiedo a voi, chi preferite? Mamma giovane o mamma vecchia? Ragazzi, mi sono rotta, questa situazione è insopportabile. Sono ormai tipo, quanto? 5 settimane che sono qui, che aspetto una famiglia che arrivi a prendermi. E non arriva nessuna famiglia, nessuna mamma, nemmeno papà. I papà dove sono in questa città? No, no, io devo andare. Ciao, permesso, permesso. Salve, ciao, salve, salve. Salve, lei, salve. Oh mio Dio, ma lei non è una dottoressa, è un cazzo di dottore, però. No, io sono maschio, salve. Comunque ho avuto un leggero problema. È la voce, quindi siamo così. E comunque questa è la Scusatemi, salve, salve. Ma dottoressa, cosa sta succedendo qui? Io non avevo, non sapevo niente, non mi avete avvisato. Visto che comunque dovevamo venire tra 5 minuti, ora sono venuti ora. Allora, che cosa succede? Succede che queste sono da ora in poi le tue mamme. Le mie mamme? Ma tutte e no, due? No, aspetta adesso, aspetta adesso, non hai capito proprio nulla qua. Cioè, tu sei solo mia figlia, non la figlia di che è quella cosa? Oh mio Dio. Allora, prima di tutto cerca di essere più educata. Che schifo. Smettiamola, c'è un cannone, grazie. Okay. Ok. Allora, che cosa succede? Posso capire perché ci sono due mamme? Di nuovo? Oh mio Dio, mi vogliono tutti e due di nuovo? Assolutamente sì, tu sei una bambina molto richiesta. Visto che la mia vecchia collega mi ha detto che tu sei una bambina molto richiesta, hai due mamme. Allora, come dovrai comportarti in questo caso? In una settimana sarai con la mamma popolare, l'altra con la nerd. Molto semplice, buona giornata. Con la nerd, volevi dire? Cioè, non è qui, scusa. Ragazzi, oh mio Dio, ok. E quindi con chi devo stare prima? Scusi, signora infermiera. Allora, cara bambina, dovrei stare prima con la nerd una settimana e l'altra con la popolare. Cioè, va bene, allora, mamma popolare, ci vediamo dopo, ciao. Ciao, attenta alla nerd. Salve, salve, ciao, buona giornata. Ciao, addio, dottoressa. Cioè, ma la pedicure dov'è? Allora, Jenny cara, per prima cosa ti devo portare un pochettino in giro. Sì, che figa, la moto, wow. Ok, dove andiamo? Andiamo a casa? Ovviamente è la prima cosa che mi fai vedere. Oh, sì, che figo. Assolutamente, Casma, è una casa speciale. Devi vedere che cosa fantastica che è. Tipo? Speciale come? Speciale tipo che ci sono... Oh mio Dio, ci sono i portali. I portali, i sogni si avverano. I sogni si avverano, oh mio Dio. Sì, è una casa magica. No, una casa magica nello spazio, puoi fare quello che vuoi. Nello spazio! Dov'è? Dov'è? Dov'è questa casa? La voglio vedere. Mamma, però devi pompare. Non so vedere, certo, però ancora la patente non l'ho presa. Ho capito. Dai, voglio vedere questa casa. Siamo arrivati? Siamo arrivati. Ho capito, adesso si apre un portale. Eccolo qui il portale, guarda, si è aperto. È la scuola questa. Che no, cosa? No, non è una semplice scuola. È palesemente la scuola. No, non è la scuola, è la nostra casa. Io abito qui. Non c'è nessun portale qui, mamma. Come sono le cose? Mi hai preso in giro. Non c'è nessun portale, è proprio la scuola. È un portale per il sapere. È un portale per il sapere? No, sì, mamma, devi studiare. Un'altra mamma con lo studio. No, basta, mamma. Aspetta, allora. E tu che cosa mi dai da mangiare? Ah, da mangiare queste succose mele, vedi? Ma mele. Contengono le vitamine. Solo mele? Solo mele? Cos'è? Oh, cosa vuoi mangiare? Mio Dio. No, mamma, io non posso vivere solo studiando, solo mangiando mele. Cioè, non è una vita cioè, non è possibile. Ti dovevano arrestare. Quindi non ti vanno bene le mele, lo studio costante? No. Lo studio costante, ok, ma viviamo a scuola! Che significa studio costante? Sto vivendo. Dove dormo? Ah, puoi dormire qua, ci guarda, questo è un bellissimo lettino. Qua. Lettino. Nel aspetta, lettino. Facciamo. Sì, ma davvero? Nel colore che vuoi, ovvio. Poi qui posso svegliare alla mattina e farti interrogazione mattutina.
alla lavagna? Appena sveglio, ma tu sei pazza. No, immagino che se ho fame posso pure mangiare nella ciotola dei cani, vero? Ovvio. Mamma, no, dai. Qualcosa di divertente ci sarà pure che dobbiamo fare, giusto? Beh, se non ti va bene studio, boh, ci sarebbero dei computer, ce ne sono tanti, potresti giocare. Posso giocare al computer? Posso usare i computer della scuola per giocare? Sì, guarda quanti ce ne sono, c'è anche... Oh mio Dio, guarda! Computerone gigante, è vero, è pieno di computer! Oh mio Dio, posso usare anche quello del preside, quello lì. Non è molto consigliabile, però se proprio vuoi. Posso usarlo! Oh mio Dio, voglio usare il computer del preside. Voglio usare il computer del preside. Chissà che cosa cerca questo preside. Oh mio Dio, posso usare tutto quello che voglio. Quindi mamma, posso giocare? Posso giocare? Sì, puoi giocare. Puoi giocare. Vai tranquilla. Sì, adesso allora giochiamo. Sì, che bello, che bello, che bello questo gioco, non puoi capire, mamma, è bellissimo, mi sto divertendo troppo. Che c'è? Ah, sì, certo. Che c'è? Non hai finito di giocare, scusa, dai, No, ancora finito, assolutamente, è troppo figo questo gioco. Guarda, è bellissimo, poi si spara, piu. Ho finito? No, ti ho detto che non ho finito, mamma, dammi un attimo, devo salvare adesso? La partita. Mamma, no, non si finiscono così in fretta i giochi, okay, devi darmi tempo. Allora, senti, hai giocato troppo, vieni qui, decido io quando è finito, quindi mamma. Hai finito adesso. Ok, va bene, allora. Ho finito, adesso cosa mi tocca fare, studiare che cosa? Esattamente, adesso ci mettiamo qui un attimino, mi raccomando non giocare con i computer, ti devo fare delle belle domande. Che domande? Che cosa mi devi fare? Uffa. Allora, domanda numero uno. Se tu hai due mele, ok? Hai presente le mele che hai mangiato sì, di là, no? Sì, conosco le mele, so che scusa. Quanto è lungo l'equatore di Giove? Cosa? Scusami, come faccio io a saperlo con due mele? Sì. Ma no, ma non ne ho idea. Può essere 13 miliardi di piume. Allora, si deve proprio che sei un ignorante. Basta che vai su Giove, hai presente, prendi un razzo, vai su Giove e con le mele ti metti a misurare passo per passo. Ma nessuno c'è mai stato su Giove, ma siamo solo stati su... No, vabbè, abbiamo qualche altra cosa da fare, a parte queste domande che non so e non saprò mai. Ah, questi giovani d'oggi proprio non apprezzano la cultura. Va bene, allora, potrei avere un esperimento interessante da fare, se ti va. Oh, un esperimento qualcosa tipo... di magico. Sì, mi piacciono le cose magiche. Dai, voglio vedere. Perfetto. Che cosa. Allora bisogna andare un attimino di fuori ed andare in un posto molto speciale. Sì. Mamma, qui siamo dove ci sono le coccinelle. Che cosa? Esatto. Dobbiamo studiare le coccinelle, cioè carine. No, coccinelle, no. Sono molto belle. Ma no, il luogo magico è sotto. È sotto? Sotto dove? Sotto. Guarda. Allora devi seguire, seguendo, e stai molto attenta perché è difficile scendere qua giù. Ci sono delle grotte segrete. Devi vedere che segreti pazzeschi ma conserva sotto? Questo mondo. Ma sì, mio Dio, ma che possiamo entrarci? Wow! Ovvio che possiamo entrarci. Guarda che bello. Mamma, ma è fighissimo. Ah, lo so. Comunque, guarda. Allora siamo qui perché devo estrarre un po' di questi cristalli. Sono cristalli dai poteri mistici. Oh mio Dio. Vabbè, allora prendiamo i cristalli, non vedo l'ora, sono bellissimi, poi che rumorino. Perfetto, che fammene fanno. Prendere qualche pezzetto. Ok. Wow, mamma, che cosa stai usando? È tipo una trivella strana? Sì, è una trivella molto speciale. Che figo. Aspetta, ma io non te l'ho chiesto, cosa ci dobbiamo fare con questi diamanti, con questi cristalli diamanti? Aspetta, ci sono. Oh, ok, ne ho preso abbastanza. Allora, mi servirai tu per questa cosa. Io? Sì, che cosa devo fare? Sarai la mia cavia. La tua devo cosa? Cavia, devo fare un esperimento speciale. In che senso? È l'esperimento, che cosa devi fare? Aspetta con me. Beh, consiste nel prendere questi cristalli e metterli nella tua materia grigia. Cioè? In testa. No, non se ne parla, non se ne parla. Me ne vado da qui. Via, dov'è la mamma popolare? Dov'è la mamma popolare? Oddio, mamma popolare. Mamma popolare, sei qui? Sì, ciao. Oh mio Dio. È stato un incubo con la mamma nerd. Guarda, con la mamma secchiona. Interessante, sì. Che vuoi da me? Posso avere anche un po' di quella... cos'è, aranciata? No, è birra, bimba. Cioè, non per te. Birra. Ma sono le 10 del mattino, birra.
Anche alle 2 di pomeriggio, bimba, cioè, che vuol dire? Ok, non mi faccio domande. Cosa facciamo, mamma, oggi? Ah, sì, giusto, cioè, ti devo adottare. Quindi seguimi, ti porto a casa. Va bene, immagino devo fare no, il no, aspetta, aspetta, noi i poveri usano i piedi. Noi dobbiamo andare con la macchina di lusso, cioè. Ok. Quale macchina di lusso? Aspetta, che com'è fatta la macchina di lusso? Io voglio saperlo. Eccola qua, si chiama Lumosin, non so se tu la conosci. Vabbè, cioè, sì, la conosco. Sali. Allora, ti porto adesso a casa tua. Allora, io sono la preside, no, la figlia della preside della scuola. Addirittura io ho acquistato una scuola, tutta mia vuota, non è una scuola, semplicemente perché vuoi essere figa e tu ci abiterai. Eccola a scuola? Qua, che figo! Aspetta, aspetta, fammela vedere. Wow, è tutta questa. Wow, mamma, ma è fighissima. No, 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 complimenti. Grazie. Ovviamente qui non si studia, lo studio fa schifo. È per i cretini lo studio, per gli sfigati. Che scuola è? Scusami. È la scuola di party. Ah, quindi qui facciamo le feste in piscina. Proprio qui c'è anche una tettoia apposita per l'arrampicaggio e tuffi da in alto. E infatti lì vedo che c'è tutta la roba per la festa, ovviamente. Questa è la classe di torte per festa. La di torte, okay. Sì, wow. È DJ. Invece di sopra abbiamo il piano per festa, proprio vera e propria addirittura discoteca. Piano da discoteca, sì. Ma stiamo scherzando, sì. C'è un sacco di roba in questa casa. Io là c'è il bar, se vuoi mangiare tutto quello che vuoi. Pure il caffè, il noi c'è... ricchi e noi popolari solo caffè perché dobbiamo sembrare fighi. Allora beviamo anche un po' di caffè. Infatti, perfetto. Che buono il caffè. E adesso sarò tutto il tempo così, perché abbiamo avuto il caffè. No, noi dobbiamo essere in, quindi tu devi parlare, cominciare a parlare con la S moscia. E un po' con la S ogni tanto. Con la S. No, è con un ogni tono. Tanto, ok? Perché tu devi fare, sono figa, ok? Sono figa. Tipo così? Sì, amico, okay. Bravissimo. Questa, noi popolari non facciamo palestra, quindi non guardarla, perché siamo già belli e figosi nati. Niente palestra, ok. No, e poi no. Cosa? Oddio, c'è altro? Aiuto. Assolutamente, vieni qua. Questa è la classe di party. No, mamma, non hai capito, non so dove sei. Sono al terzo piano, amio. Mamma, ma è troppo grande, mi perdo in questa scuola. Anche vuoi? Sono popolare. Ho capito, non serve ripeterlo, lo so. Vabbè, ecco, ok, qua, che cosa... la classe di party. Ecco qui, giusto, ancora giusto. Più grande di quella. Tu puoi giocare qua se vuoi, puoi fare tutto quello che vuoi, a me non mi frega niente di te alla fine. Come sto no? Guardando. Come non ti frega niente? Sì. Ma mamma. No. Qua se vuoi possiamo organizzare il tuo matrimonio con una persona popolare, perché qua ti sposerai solo con persone popolari. Come solo con persone presto. Popolari? Ma stai scherzando? Certo, ti vuoi sposare presto? Un maiale. Tipo? Sì. Tipo a che età dovrei sposarmi? Tipo domani sto già organizzando tutto il figlio della mia amica. Quindi No, mamma, sì, forse stai sbagliando un pochettino. Sì, ho preso la bambina per tuo figlio, sì. Sì, è un po' strana, però amio, ce la possiamo fare, dai. No, ok, mamma. Domani alle 13. Mamma. Oh, perfetto, sì, faccio io la mamma. Torta. Mamma, allora, no. Sì, tieni questa la torta nuziale. No, non voglio la torta nuziale, non mi voglio sposare domani, sarò troppo piccola per sposare. Vieni qua, i popolari si sposano. Non voglio fare, non voglio fare, non voglio sposare. Non voglio fare.